maravillas hizo en mí. Mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí. Sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a los lirios del campo. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Yeah.
Contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la aventura de la fe. Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial y en las últimas palabras del discípulo amado. Quiero contemplarte, madre, mujer vestida de sol. Toma mi mano y llévame a Nazaret. Llévame contigo a la montaña de Isabel. Quiero estar presente en la cueva de Belén. Llévame al desierto desterrado de Israel. Yo estaré contigo, madre, los tres días en el templo y llenaré las tinajas en las bodas de Cana. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre, y tú mi madre.
alegría porque te amo. Quiero ofrecerte el corazón como una flor. Quiero cantarte, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami la tua vita, e governa me, di cui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perfetta, riposi in pace. Amen. San Giuseppe, prega per noi. San Luigi Maria Grignon de Montfort, prega per noi. Possiamo anche fare una preghiera a San Michele, Arcangelo. Magari, non so se la conoscete, io dico, la dico, voi ripetete, perché non so se la, non penso che tutti la conosciate, la preghiera a San Michele, Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Contro le insidie e le malvagità del diavolo, sii tu il nostro presidio. Contro le insidie e le malvagità del diavolo, sii tu il nostro presidio. Te lo chiediamo umilmente. Te lo chiediamo umilmente. E Dio eserciti il suo potere su di lui. Dio eserciti il suo potere su di lui. E tu, principe delle milizie celesti. E tu, principe delle milizie celesti. Con la forza che viene da Dio, con la forza che viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime, che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Amen. Amen. Dico anche, forse non tutti conoscono questa preghiera, che è stata composta da un papa, fine 800, Leone XIII, in seguito a una visione in cui avrebbe visto proprio questo scatenamento del diavolo, delle forze del male, lungo tutto il Novecento e anche oltre, perché qualcuno pensa che questo scatenamento sia iniziato nel 17, anno che vi ricorda Fatima, vi ricorda la rivoluzione d'ottobre, quindi insomma tutto quello che ne è conseguito, e naturalmente la prima guerra mondiale. E quindi questa preghiera è stata introdotta, pensate, alla fine della messa, la si diceva sempre in tutte le messe, poi è stata tolta dopo il concilio, però è una preghiera bella e che possiamo ogni tanto recitare, visto che viviamo in un tempo in cui c'è bisogno veramente di invocare la protezione di San Michele.